Altro video sui vettori in cui cercheremo di capire le prime operazioni. In particolare lavoreremo sull'operazione prodotto scalare vettore. Di cosa sto parlando? Prendiamo innanzitutto un vettore e aggiungiamo qualcosa rispetto al video introduttivo che ho già proposto su vettori e scalari e che trovate in un link che guardate apparirà qui in alto. Per dare un nome ai vettori, indicheremo il vettore con una certa lettera. Si indica soprattutto in fase introduttiva il vettore con la lettera V di vettore e con un cappellino che indica il fatto che appunto è una grandezza vettoriale. Ora torniamo agli obiettivi del video, altrimenti andiamo troppo fuori strada. Quello che cercheremo di capire oggi è in che modo possiamo lavorare con questo vettore nel momento in cui lo moltiplichiamo per una certa costante. Quello che vedremo è che il vettore, attraverso la moltiplicazione per una costante, potrà raddoppiare, triplicare, rimpicciolirsi, ingrandirsi, mantenendo la stessa direzione, ma volendo può in alcuni casi cambiare anche il verso e in altri diventare un vettore nullo. Vai! Consideriamo un vettore che si trova sulla direzione ovest-est ed è diretto verso est. Guardate, lo indichiamo con la lettera V e questa freccetta. Piccola osservazione. Quando avete dei vettori che magari sono orientati diversamente, comunque il cappellino è verso destra. È proprio una notazione, diciamo, fatta così. Il modulo di questo vettore è pari a 3 newton. Come vedete, quando si indica il modulo, non si inserisce di nuovo il cappellino a forma di freccia, ma si lascia la V. In alcuni casi, viene espresso il modulo anche in questo modo. Scegliete voi. Comunque, l'intensità del nostro vettore è di 3,0 newton. Quindi, prima osservazione, trattandosi di newton, l'unità di misura, siamo di fronte a una forza, quindi chiaramente il problema è un problema di natura fisica. Dobbiamo cercare di stabilire a cosa equivalgono 3 per V meno 3 per V e 2 noni per V. Prima osservazione, il prodotto di uno scalare, quindi 1, 2, 3, in tutti e 3 i casi abbiamo uno scalare, 3 meno 3, 2 noni per un vettore, produce come risultato ancora un vettore. Ed è intuitivo, facciamo un altro esempio che riguarda la fisica, prendendo un vettore spostamento. Se io ho uno spostamento lungo una direzione con un certo verso di 3 km e moltiplico per 3 questo spostamento, avrò intuitivamente uno spostamento appunto di 3 per 3, 9 km, perché sto triplicando appunto questa grandezza. Quindi diciamo che a livello intuitivo ci siamo. E infatti, se dobbiamo lavorare su 3 per V, quello che otteniamo fondamentalmente è prendere questo vettore pari a 3 newton, quindi tecnicamente possiamo anche dividere la sua lunghezza in 3 considerando ogni segmentino pari appunto a 1 newton, e avere un vettore di 9 newton. Quindi diciamo il tipo di questo avrà 9 segmentini, il vettore lo indichiamo così, ma possiamo dare anche un altro nome. Lasciamo, diciamo, questa impostazione. La cosa interessante è che la direzione del vettore resta la stessa. Riprendiamo sempre il discorso dello spostamento. Se uno spostamento è lungo una direzione, se lo triplichiamo, la direzione resta quella. Il verso, beh, il verso in questo caso resta uguale. Nel secondo esercizio invece il verso cambia. E questa è la grande novità del calcolo vettoriale per quanto riguarda il prodotto scalare vettore. Quando moltiplichiamo un vettore per una quantità negativa, cioè avere uno spostamento di 3 km e moltiplicarlo per meno 3 e avere uno spostamento di meno 9 km. Che cos'è meno 9 km? A livello, diciamo, concettuale, una misura di meno 9 km per una distanza, c'è qualcosa che non va. Infatti il meno si riferisce al verso, cioè meno 3V è un vettore che avrà la stessa intensità del vettore che abbiamo rappresentato prima, ma il verso opposto, cioè quando andiamo a moltiplicare per un numero negativo, modifichiamo il modulo del vettore moltiplicandolo per il valore assoluto di questa espressione che è 3 e il meno ci permette di cambiare verso. Quindi se siamo su questo verso, per esempio questo è un vettore tra virgolette orizzontale, va verso est, meno 3 lo porterà verso ovest. Volendo possiamo estendere ancora di più il ragionamento. Al di là del meno 3 in generale, dato un vettore V,
Il vettore meno v, che è appunto pari a meno 1 per v, si chiama vettore opposto e per definizione ha stessa direzione, stesso modulo, ma verso opposto rispetto al vettore di partenza. Io ho fatto un po' tutto insieme. Ho moltiplicato per meno 3, quindi abbiamo l'opposto, moltiplicato per 3. Sono due approcci differenti, ma voglio dire, il punto d'arrivo a livello di conclusioni legate appunto a queste proprietà dei vettori non cambia. Andiamo sull'altro caso, due noni per v. Ora, mentre qui abbiamo dilatato il vettore, con due noni, che tra l'altro è un'espressione più piccola compresa da 0 e 1, non lo dilatiamo ma lo restringiamo. Cioè, dobbiamo fare un qualcosa di molto intuitivo, moltiplicare due noni per 3. Allora, due noni per 3 viene fuori 2 terzi, che è 0,6 più o meno, quindi avremo un vettorino piccolino che va di qua, quasi di 1, chiaramente adesso la maglia non è precisa qui. Ci vorrebbe una carta millimetrata o comunque dei quadretti, però mi interessava darvi l'idea intuitiva, insomma, di questa operazione e starci più o meno comunque con le varie proporzioni, i vari rapporti, e il verso è sempre ad est, nel senso che non abbiamo un valore negativo. Naturalmente, piccola osservazione, moltiplicando un vettore per uno scalare non modifichiamo mai la sua direzione, è l'unica invariante. Caso particolarissimo, mettiamola così, se moltiplichiamo per 0 un vettore, otteniamo un vettore nullo, che a livello di definizione formale, boh, che direzione è il vettore nullo, che verso è il vettore nullo, sicuramente intensità pari a 0. È, come dire, un tipo di vettore che in applicazioni un po' anche, più articolate, anche a livello di matematica, permette di parlare di applicazioni come spazi vettoriali e tanto altro ancora, che non riguardano naturalmente gli utenti che sono connessi per questo video, che è diretto principalmente ai ragazzi e alle ragazze delle superiori. Quindi, in conclusione, possiamo dire che moltiplicando uno scalare per un vettore otteniamo ancora un vettore, lo ripeto, stessa direzione, quella resta uguale, resta la stessa, il modulo è pari al prodotto tra il valore assoluto dello scalare e il modulo di partenza, mentre il verso, se lo scalare è positivo, resta quello di partenza, e se invece è negativo, il verso di partenza viene invertito. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, o no, dai. Se ci sono dubbi, scrivi nei commenti, ti risponderò quanto prima. Se sei invece interessato, sei interessata a essere aggiornato o aggiornata sui miei caricamenti, sulle video lezioni di matematica e fisica nelle mie playlist, iscriviti al mio canale YouTube Un quarto d'ora con il prof e fammi sapere anche cosa ne pensi degli altri contenuti.